Domenica 16 giugno 2019. È il 167esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei Gemelli. La chiesa ricorda Santa Giuditta. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giuditta. Il nome ha origine ebraica e significa lodata. Il numero portafortuna è il 9, il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 16 giugno del 2002 Papa Giovanni Paolo II proclama Padre Pio Santo con il nome di San Pio da Pietralcina. La Chiesa Cattolica ne celebra la memoria liturgica il 23 settembre, anniversario della morte. Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, era un presbitero dell'ordine dei frati minori cappuccini e fu destinatario ancora in vita di una venerazione popolare di imponenti proporzioni, anche in seguito alla fama di taumaturgo attribuitagli dai devoti, così come fu anche oggetto di aspre critiche in ambienti ecclesiastici e non. Tra i presunti segni miracolosi che gli vengono attribuiti vi sono le stimmate che avrebbe portato per 57 anni in diverse fasi, il dono della bilocazione, la profezia, la capacità di leggere nella mente delle persone e la percezione da parte dei fedeli di intensi profumi floreali di vario tipo che si sarebbero manifestati come segno della sua presenza anche dopo la sua morte. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri alla critica gastronomica Fiammetta Fadda, nata a Trieste il 16 giugno 1941. Già direttrice della rivista Gran Gourmet, Fiammetta Fadda è diventata nota al grande pubblico per la sua partecipazione a due programmi televisivi di successo, Fuochi e Fiamme e Chef per un giorno. Le frasi del cinema. La verità più grande che ho guadagnato è quella di non preoccuparmi più di cosa accadrà domani, perché sono felice di ciò che ho fatto oggi. Dal film Snowden. Proverbio del giorno. Chi ha acqua in bocca non può soffiare sul fuoco. Proverbio dell'Eritrea.